Thank you.
Che insegna pittura all'Accademia di Belle Arti di Napoli e ha fondato e svolge un'attività sempre sul tema della, diciamo, della condizione delle donne nel mondo dell'arte. Ecco. Però è meglio che ce ne parli lei direttamente, che è la fondatrice di questa iniziativa, di questa iniziativa. Io prima di tutto ringrazio Ilia e tutte quelle che hanno organizzato questa mostra per l'ospitalità e per averla pensata, perché chiaramente è estremamente importante che ci siano iniziative di questo genere. Come dico sempre, come anche scritto nel comunicato stampa, violenza sulle donne non è soltanto violenza fisica, non è soltanto tra virgolette femminicidio, ma è anche semplicemente non dare spazio, non dare uno spazio adeguato, negare le stesse possibilità. E quindi ben venga un'iniziativa di questo genere. Per quanto riguarda quello che diceva Ilia, quello di cui io mi occupo in Accademia, io ho fondato il CUDO con un gruppo di giovani donne, donne ad arte. Donne ad arte nasce proprio da una riflessione che, entrando nella nostra biblioteca storica, in realtà il 99% dei libri sono dedicati ad artisti uomini. E quindi un giorno dissi: ma perché non creare uno spazio dedicato alle donne artiste? Per cui abbiamo questo, all'inizio è stato un fondo, quindi abbiamo un fondo con tutta una serie di donazioni di donne che ci mandano cataloghi, libri d'artiste, e poi via via è diventato proiezioni, incontri, lezioni, scambi, mostre, e un'attività che si svolge tutto l'anno. Adesso a novembre faremo l'ottava edizione di Donne ad Arte, con scambi, inviti reciproci e possibilità di occupare l'Accademia e anche fuori con quelle che sono le nostre tematiche e
con uno sguardo appunto alle donne artiste. Mi premeva di dire una cosa, secondo me importante. Non è, il problema non è tanto il fatto, vabbè tanto poi dopo, no, mi premeva mettere l'attenzione, portare l'attenzione su questa cosa. Il problema non è tanto fare cose con temi di donne. Io non credo che ci sia, o meglio non lo so, non so risolverla, non so rispondere. Io non so se ci sia un'arte femminile. Sicuramente c'è uno sguardo delle donne, che chiaramente è diverso, ha una sua specificità. Quindi diciamo semplicemente io chiedo, noi chiediamo spazio per l'arte fatta da donne e quindi con quelle che sono le sue caratteristiche, possibilmente appunto con un'occupazione di spazio adeguato e visibile. Bene, grazie.